Un saluto a tutti gli amici di HD Blog. Siamo oggi in compagnia del Samsung Galaxy i7500. Quello che vogliamo proporvi oggi non è una recensione del terminale, ma è mostrarvi come in pochi giorni di utilizzo è possibile configurare a nostro piacimento il terminale cambiando l'interfaccia e inserendo widget molto gradevoli. Abbiamo installato il programma OpenHome, tutti i programmi scaricabili attraverso Market, che ci permette di configurare fino a 5 schermate diverse, in questo caso, ed è possibile aggiungerne addirittura 7. Abbiamo voluto rendere più accattivante tutta l'interfaccia e abbiamo inserito 4 icone relative al telefono, che ci permette di chiamare. Abbiamo inserito l'icona messaggi per accedere a tutte le chat messaggi, l'icona calendario per accedere velocemente al calendario e vedere tutti gli appuntamenti ed eventualmente con estrema facilità aggiungerne di nuovi. In più abbiamo scaricato il programma Useful Switcher che ci permette un accesso rapido a tutte le funzioni wireless del telefono e in più ci dà i comandi sulla luminosità dello schermo, qualità aereo e sul timeout di spegnimento dello schermo. È possibile selezionare anche diverse lingue. Abbiamo poi inserito un widget che ci permette di vedere l'ultimo SMS in arrivo e cliccando direttamente sopra ci permette di rispondere al mittente direttamente dalla home senza aprire il tab messaggi. Nell'altra schermata abbiamo impostato tutti i servizi internet e tutti i programmi che hanno bisogno di internet per funzionare. Quindi abbiamo inserito un'icona meteo, un altro tipo di orologio che ci permette di accedere all'allarme e alle sveglie, l'icona browser per accedere a internet, l'icona Gmail che ci permette di avere accesso alla nostra casella e di vedere tutte le etichette in maniera molto semplice e veloce. Abbiamo poi creato due cartelle, una contenente tutti i programmi che necessitano di accesso internet e una contenente i preferiti all'interno del nostro browser. Abbiamo poi inserito il widget Twitter che ci permette di vedere tutti i nostri Twitter e essere sempre aggiornati sulle ultime novità. I programmi che abbiamo installato sono abbastanza classici e sono stati tutti recensiti all'interno del sito android.hdblog.it. Abbiamo il programma Blow per accedere in maniera molto semplice e veloce al social network Facebook, programma a pagamento. Ci permette di vedere le notifiche arrivate su Facebook e tutti gli appuntamenti nell'agenda di Facebook. Inoltre possiamo accedere al profilo e sfogliare tutte le ultime attività. Google Talk, Tweetdroid, uno dei programmi migliori per la gestione di Twitter, dove abbiamo configurato il Twitter di HD Blog ed è possibile visualizzare tutte le nuove attività, rispondere, interagire col network, vedere gli ultimi messaggi arrivati e ovviamente inserire nuovi Twitter. Google Maps, Quick, che ci permette di condividere in real time i video catturati dal nostro dispositivo. Shazam, uno dei programmi più famosi per tutte le piattaforme, che ci permette di ritrovare il nome della canzone registrando pochi secondi di intro. Abbiamo provato con una canzone dei Guns N' Roses. Ci viene fornito tutto il necessario per ritrovare la canzone. In più possiamo scegliere di vedere il MySpace, entrare su Amazon o guardare il video direttamente su YouTube. Il caricamento è molto veloce e ci permette di vedere tutti i video relativi ai Guns N' Roses caricati su YouTube. In maniera molto semplice possiamo scegliere la visuale Landscape o Portrait, il browser internet, Gmail, il Market e un altro programma molto completo, gratuito, per la visione delle previsioni meteorologiche. Su Firenze troviamo
la nostra previsione, le previsioni per i prossimi giorni, per le prossime 36 ore e per i prossimi 10 giorni. È più possibile vedere la mappa collegandosi direttamente a Google Map. Nei nostri preferiti andiamo a vedere la home del portale di HDBlog. È possibile navigare anche durante la fine del caricamento, cosa che altri browser non sempre permettono. È possibile visualizzare la pagina in maniera da poter leggere tranquillamente le informazioni oppure farla entrare tutta all'interno del nostro schermo, come in questo caso. Lo schermo è sensibile e non necessita di una pressione particolarmente elevata. Come vedete, molto veloce e comodo. Ovviamente possiamo zoomare tranquillamente la pagina oppure tramite il tasto ricerca andare direttamente sulla porzione di testo interessata. Ovviamente è possibile navigare in più finestre e quindi caricare un'altra finestra o cambiare tra una finestra e l'altra, quindi tornare a quella precedente o di nuovo alla pagina di ricerca Google. L'altra pagina che abbiamo configurato, abbiamo inserito di nuovo l'orologio in un altro formato, un widget per l'agenda che ci permette di vedere l'ultimo appuntamento, la ricerca di Google classica e il player per la musica. Questo player è il player di default. Andiamo a vedere gli artisti caricati. Abbiamo i Guns N' Roses e scegliamo una canzone a caso. Alziamo il volume. È possibile cambiare le home anche direttamente tramite il pad centrale tenendolo premuto oppure con variati clic. Tenendolo premuto, come vedete, lo scorrimento è più lento. Invece, se facciamo clic più veloci, lo scorrimento è istantaneo. Tenendo premuto su una pagina vuota è possibile inserire collegamenti ad applicazioni, contatti, etichette Gmail o preferiti. È possibile selezionare i widget installati e presenti all'interno del terminale, cambiare sfondo o inserire nuove cartelle. L'ultimo programma che vogliamo farvi vedere è il programma Pop-up SMS, che ci permette di ricevere SMS in maniera molto carina. Nel momento in cui arriva un messaggio, ci compare un pop-up. Cliccandolo possiamo leggere il messaggio, rispondere, cancellarlo o chiuderlo. Se noi lo chiudiamo, apparirà anche nel widget che avevamo messo nella home e rimarrà l'icona di notifica sopra la barra. Insieme all'icona di notifica del messaggio è presente anche l'icona di TweetDroid. Cliccando sul messaggio automaticamente si aprirà la chat messaggi. Anch'essa è possibile visualizzarla in landscape o portrait. Un saluto a tutti gli amici di HDBlog dalla redazione.